Tutto è partito qualche giorno fa, quando ho scritto questo articolo sulla rinascita di Honor in Cina. Guardando i dati di vendita dell'ultimo trimestre, ho notato un calo generale del 9%. Incuriosito, allora ho cercato i dati relativi al mercato globale e la situazione che mi sono trovato davanti è la medesima. A parte alcune aziende, tutto il mercato degli smartphone è in calo, sia in Asia, sia negli Stati Uniti, sia in Europa. A rispondere sul perché ciò stia accadendo ci sono gli analisti, che sottolineano come la crisi dei chip e la crisi energetica siano arrivate a colpire concretamente anche il mondo della telefonia. Della crisi dei chip vi ho già parlato in questo video che vi invito a recuperare, ma non vi ho ancora parlato della crisi energetica che sta duramente colpendo la Cina e del perché debba preoccupare anche noi. Non scopriamo certo oggi come la Cina sia uno, se non il più grande, produttore di gas serra al mondo. Ma non starò qui a puntare il dito contro nessuno. Sarebbe ipocrita trovare nella Cina il solo capro espiatorio della situazione climatica odierna. Non tanto perché non abbia colpe, visti i dati, quanto per il fatto che, dai, ancora oggi godiamo di quanto sia conveniente produrre in Cina, sia per i costi sul lavoro, per la tassazione, per i minori controlli e quant'altro. E su questo la Cina ha fisiologicamente capitalizzato, portando una popolazione che fino agli anni 80 faceva la fame, adesso che può godere di una certa ricchezza. E anche di questo vi ho parlato in questo video e se lo foste persi andatelo a recuperare. Ma a capitalizzarci siamo stati anche noi, che abbiamo potuto così avere prodotti a costi più vantaggiosi e ovviamente anche tutte le aziende, che nella Cina hanno trovato una fabbrica low cost per abbassare quanto più possibile i costi. Quindi mettiamo da parte questa complessa situazione e concentriamoci sulla crisi energetica che sta colpendo la Cina. Da qualche anno il governo di Xi Jinping ha avviato un piano pluriennale per abbattere i consumi energetici e cercare di mettersi in pari col resto del mondo, favorendo le energie rinnovabili. Anche perché bisogna considerare che, nonostante tutto, la Cina è leader nel campo delle risorse rinnovabili, ovvero il più grande produttore mondiale di energia idroelettrica, solare ed eolica. Non a caso è in Cina che troviamo la diga delle Tre Gole, cioè la diga più grande al mondo che ospita la centrale idroelettrica più potente al mondo. Pensate che da qui passa il 3% dell'intero fabbisogno energetico della Cina. Dire quindi che questo paese non faccia nulla per migliorare la sua situazione energetica sarebbe falso, ma si sa, la Cina è una nazione che vive di contraddizioni. Pur essendo il più grande produttore green al mondo, è anche la nazione che maggiormente campa solo grazie al consumo di carbone. Nella nazione ci sono più di 1000 centrali elettriche a carbone, anche se fortunatamente la Cina ha abbassato la dipendenza da questa fonte energetica dall'80% del 2010 al 58% del 2019. Il presidente Xi Jinping poi ha dichiarato pubblicamente l'impegno a rendere la Cina carbon neutral entro il 2060, annunciando anche l'interruzione della costruzione di nuove centrali di carbone nel resto del mondo. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare, come dimostra il dislivello fra la Cina e il resto del mondo. Arriviamo così all'estate 2021, cioè quando la Cina ha iniziato ad accusare pesanti blackout in giro per la nazione, sia per la scarsa disponibilità di combustibili fossili, sia per la necessità di non eccedere i già altissimi consumi. Ben presto la popolazione si è accorta che non si trattava di fenomeni isolati, e il tutto si è presto tramutato in una vera e propria crisi energetica, la peggiore del decennio. Fabbriche chiuse, semafori spenti, smartphone offline, infrastrutture in panne, negozianti costretti a stare al lume di candela. Milioni di persone si sono ritrovate a dover combattere poi con il buio e col freddo dell'inverno ormai alle porte. Una situazione che ha rapidamente paralizzato tutta la nazione, avendo colpito 20 delle 31 province cinesi. In particolare quelle a nord-est come Jilin, Longjiang e Liaoning, ma anche nelle operose Jiangsu, Zhejiang e Guangdong, che da sole contano quasi un terzo del PIL cinese. Nella provincia di Guangdong poi troviamo Shenzhen, cioè la capitale tecnologica del mondo, dove hanno sede realtà come Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, TCL, Huawei, Honor, ZTE, Tencent e TikTok, solamente per citarne alcune. Ma le province in crisi contengono anche fabbriche di importanza vitale per tutta quanto la filiera, come quelle di Foxconn, fra i cui clienti principali troviamo Apple, Xiaomi, Nokia, Motorola, ma anche Amazon, Google, Microsoft, Sony e Nintendo. Se avete una console in casa potete star certi che è uscita da quelle fabbriche. Come capirete quindi, quella del Guangdong è la provincia cardine del mercato tech cinese, ma è anche una delle zone più colpite dalla crisi energetica.
L'energia idroelettrica rappresenta il 30% del suo fabbisogno energetico, ma la siccità degli scorsi mesi ha ridimensionato i bacini acquiferi, spingendo il governo ad aumentare le precipitazioni artificiali mediante l'utilizzo di razzi chimici sparati nelle nuvole per accelerare al loro interno la creazione di cristalli di ghiaccio che diventino poi pioggia. No, non avete capito male, dei razzi sparati nelle nuvole per far piovere. Questo stato di emergenza ha costretto il governo cinese a chiudere i rubinetti e a razionare all'osso le forniture energetiche, obbligando soprattutto le fabbriche a ridimensionare pesantemente il proprio operato. A fine settembre, per esempio, il governo ha deciso di interrompere l'elettricità dalle 8 del mattino fino a mezzanotte, obbligando praticamente le aziende a lavorare di notte. Ma anche alle famiglie è stato chiesto di usare la luce naturale il più possibile ed evitare l'uso di elettrodomestici ad alto consumo come condizionatori, phon e microonde. Un contesto che ci aiuta a capire anche il perché la Cina abbia scelto di bandire le criptovalute, additate come una delle fonti di consumo energetico più alte e controverse della storia moderna. E il problema in tutto ciò è che questo razionamento arriva nel momento peggiore dell'anno. Natale è alle porte e moltissime fabbriche, che spari di giocattoli, vestiti o tecnologia, rischiano di non riuscire a mantenere un equilibrio fra domanda e offerta. E si sa, quando la domanda supera l'offerta, aumentano i prezzi. Questo caos ha portato la Cina a soffrire anche una pesante riduzione dell'esportazione di beni di consumo. E qui torniamo al calo del mercato degli smartphone di cui vi ho parlato all'inizio video. La Cina sta cercando soluzioni alla crisi energetica, cercando di calmierare i prezzi, cercando altre fonti energetiche nel mondo, aumentando le riserve di gas e, purtroppo, anche dando ordine alle miniere di aumentare la produzione di carbone. La Cina sta anche cercando di delegare maggiormente la produzione a nazioni partner come Vietnam e Malesia, ma parliamo di nazioni che, al contrario della Cina, sono ancora strette nella morsa di una gravosa situazione sanitaria. Resta da vedere quindi come si evolverà questa crisi energetica in Cina, quali saranno i suoi sviluppi, quali saranno le sue conseguenze per il nostro mercato, che sappiamo dipendere molto. È una situazione complessa di cui sicuramente sentiremo parlare ancora per molto, quindi continuate a seguirci, noi ci rivediamo al prossimo video.